Alle 17.50 i rintocchi lenti e gravi delle campane della Chiesa dell'Assunzione e della Beata Vergine Maria di Rosciano annunciano il termine del rito funebre per Christopher Thomas Luciani, accompagnando l'uscita del feretro del sedicenne ucciso con 25 coltellate domenica scorsa a Pescara, nel parco Baden-Powell della centrale via Raffaello. La vita è il più grande dono e non ha pezzi di ricambio. Chi ha ucciso questo ragazzo? Siamo tutti responsabili, ha detto durante l'omelia don Antonio Coluccia, il prete antimafia che insieme al vescovo Tommaso Valentinetti della diocesi di Pescara Penne e al parroco di Rosciano, don Marco Spadaccini, ha celebrato il rito funebre in una chiesa che non è riuscita a contenere la folla di amici, parenti e rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine presenti al funerale di Crocs, come gli amici chiamavano Christopher. Mi sono capitati nella vita funerali difficili, come quello dei 7 bambini scomparsi nel terremoto di San Giuliano di Puglia, ha dichiarato dall'altare Monsignor Valentinetti. Ma anche questo funerale per me è molto difficile, perché mi sono fatto un esame di coscienza. La responsabilità di un atto così violento, di una morte così precoce, chi se la porta addosso? Credo che sia il momento di riflettere su una dimensione di responsabilità che tutti indistintamente dobbiamo assumerci. Non è il caso di puntarci il dito uno contro l'altro, pensando che la responsabilità sia solo di una realtà, solo di una persona, solo di una situazione. L'assunzione di responsabilità è da parte di tutti noi, delle istituzioni, della scuola, delle famiglie, della chiesa, di tutti. La presenza di tanti ragazzi, di tanti giovani, tanti fiori portati fino a questa mattina nel luogo dove è accaduto questo evento testimoniano che si può avere un sussulto di umanità e verità, ha aggiunto l'arcivescovo Valentinetti. E di ragazze ce n'erano davvero tanti, commossi e increduli per una vita come la loro, interrotta a soli 16 anni, che all'uscita del feretro hanno lasciato che una lunga scia di palloncini bianchi e rossi raggiungesse Crocs in un luogo lieve e lontano da una terra che lo ha lasciato andare troppo presto. Ad aprire il corteo funebre nonni, zii e cugini, con nonna Olga che si è appellata ai giovani presenti perché l'assenza di Thomas possa essere un monito a cambiare questo mondo marcio per renderlo un posto migliore. Infine, sulle note di rondini al guinzaglio di Ultimo, il corteo funebre si è mosso alla volta del cimitero di Rosciano. Sopra la bara bianca la foto di Christopher e un cuscino di rose bianche come i palloncini già lontani, oltre l'azzurro del cielo.